Ben ritrovati sul canale Digida TV. Nella scuola oggi, nonostante tante difficoltà, stanno emergendo delle nuove metodologie. Abbiamo il professor Damiano Arena, insegnante di lettere il ruolo sul sostegno alle superiori all'Istituto Galvani di Milano. E, buongiorno professore, di quale metodologia ci vuole parlare? È una metodologia che ho trovato molto interessante, intanto grazie per l'invito. È quella del debate, del dibattito, che è una metodologia di scuola anglosassone, ma che negli ultimi anni stiamo adattando nelle nostre scuole assolutamente al nostro contesto scolastico tipicamente italiano. Ed è una metodologia, insomma, molto interessante perché coinvolge gli studenti sotto diversi punti di vista. Quando invitiamo i ragazzi a dibattere, non li invitiamo soltanto a fare una competizione, ma li invitiamo a fare un lavoro di ricerca, a fare un lavoro di peer-to-peer, a fare tutta una serie di ragionamenti che li portano alla costruzione di un pensiero critico secondo dei principi logici ben definiti. E devo dire che con il dibattito, col debate appunto, ho scoperto nelle mie classi la possibilità di approfondire tanti temi che a volte a scuola, non dico tralasciamo, ma trattiamo magari in maniera più superficiale. E quindi in questi anni, qui in Lombardia, io sono entrato di ruolo in Brianza, adesso insegno a Milano, ho avuto la fortuna di poter provare questa stessa pratica, questa stessa metodologia in contesti di scuole diverse, in indirizzo di studi completamente differenti tra di loro, sempre alle superiori, eppure in ogni contesto scolastico ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare ragazzi che non solo hanno apprezzato la metodologia, ma che l'hanno sfruttata proprio nella vita. E ci sono tra l'altro tra i miei studenti diversi esempi di studenti adesso universitari oppure di studenti che hanno finito anche l'università e che si sono realizzati nel lavoro sfruttando appunto le competenze che avevano acquisito utilizzando questa metodologia. Buongiorno a tutti, sono Benedetta e sono una studentessa universitaria. Sono al secondo anno di scienze politiche e frequento la Luis Guido Carli. Penso che il mio percorso nel debate, che ormai è incominciato diversi anni fa quando ancora frequentavo il liceo, mi abbia aiutata sia da un punto di vista professionale che da un punto di vista di crescita personale. Per quanto riguarda la crescita professionale, mi ha aiutato ad affinare delle competenze che ritengo essenziali, come per esempio la capacità argomentativa, la capacità di fare ricerca, ma soprattutto di lavorare in team. Per quanto riguarda la crescita più personale, invece, penso che il debate mi abbia aiutata ad incanalare quelli che erano i miei interessi, quindi per esempio la politica, la ricerca, l'attualità, in una scelta universitaria consapevole e quindi a guidarmi in questa scelta che appunto avrebbe sicuramente condizionato il mio futuro e della quale vado assolutamente fiera. Se penso alla mia vita di tutti i giorni mi rendo conto che il debate mi ha insegnato veramente molto, soprattutto quando si tratta di riuscire a sostenere un'idea o un ideale in cui credo. Questo perché la cosa più importante che mi ha insegnato il dibattito è come strutturare un discorso, creare una linea discorsiva che abbia un inizio e una fine, che sia semplice e chiara da comprendere, in modo tale che si crei un discorso di imbuto, partendo dal generale fino ad arrivare al particolare. Ma soprattutto la cosa più importante è che le nostre idee e i nostri discorsi dovevano sempre essere sostenuti da dati e fonti che fossero accreditate e che fossero il più solide possibile, in modo tale da essere inattaccabili. Un'altra cosa fondamentale che mi ha insegnato il dibattito è il lavoro di squadra, cercare di stare in una squadra riuscendo a rispettare il proprio ruolo in modo tale che gli altri fossero agevolati nel loro, senza invece dargli modo di trovarsi in difficoltà. Un'altra cosa fondamentale nel dibattito e che mi porterò dietro per sempre è sicuramente riuscire a rimanere sul punto di una discussione senza però mai cadere nell'arroganza e nella prevaricazione dell'altro, perché il punto di vista dell'altro, seppur diverso dal nostro, è comunque sempre fondamentale e può aprirci le porte verso direzioni che non immaginavamo. Di questo tipo di lavoro metodologico che lei usa in classe? Allora, il debate è una cosa molto semplice, sì. C'è un topic, c'è un argomento su cui si deve dibattere, una squadra deve difendere il pro, cioè l'argomentazione del topic, e un'altra squadra invece deve difendere il contro, cioè deve dire perché quella proposta, quella mozione che sta portando la squadra pro non va bene. E così come si può utilizzare con temi di attualità, la si può utilizzare tranquillamente nella didattica. Per esempio, durante la DAD, durante il periodo del Covid, avevo una quinta
in fase d'esami, cioè era lì pronta per fare l'esame di maturità, e sappiamo bene che gli ultimi mesi non siamo andati a scuola, e devo dire che ho trovato nelle ragazze, nella classe di tutte ragazze, la massima disponibilità a studiare, a prepararsi per la maturità. Il problema era capire se quella preparazione andava bene o meno, e allora ho tirato fuori dal cilindro un giorno questa idea, dico proviamo a utilizzare il debate per capire se i ragionamenti ci sono e i contenuti li avete capiti. E quindi abbiamo diviso la classe in squadre, e per esempio una squadra doveva difendere Pascoli e doveva dimostrare che le opere di Pascoli erano superiori alle opere di D'Annunzio. E quindi si partì con questa sfida, in cui poi si affrontarono Pirandello e Svevo, insomma, per provare a capire intanto se lo studio stava andando bene, ma soprattutto se c'era un pensiero logico, un pensiero critico sui temi che stavamo appunto affrontando. E vista la difficoltà che c'era in quel momento a, diciamo, espletare le nostre lezioni, devo dire che si è rivelata una strategia vincente. Perché? Perché poi alla maturità, sfruttando appunto la traccia iniziale, le ragazze hanno avuto molta dimestichezza con il potersi regolare tra un'argomentazione e l'altra, una materia e l'altra, fare dei collegamenti. E quindi un qualcosa che io avevo solamente sperimentato a livello competitivo, portando i ragazzi a fare le gare, l'ho portato a gamba tesa proprio sulla didattica, e devo dire che mi ha dato parecchie soddisfazioni. Al che il Ministero ci ha detto di fare le famose 33 ore di educazione civica, e allora, facendo sostegno, ho proposto ai consigli di classe dove ho lavorato, ho detto ma perché non decliniamo un unico argomento secondo le varie discipline e valutiamo i ragazzi facendoli dibattere. Per esempio in inglese, per esempio in spagnolo, quindi se parlavamo dell'agenda 2030, era un tema assolutamente collegabile tra le varie discipline, e quindi devo dire che anche lì ha dato grandi soddisfazioni. E con i ragazzi con disabilità? Come... I ragazzi con disabilità sono, devo dire, facilmente coinvolgibili per tutta una serie di motivi. Ci sono dei ragazzi che hanno delle disabilità lievi e quindi possono tranquillamente dibattere insieme ai compagni, anzi il lavoro di cooperazione, il lavoro cooperativo di cooperative learning che fanno li coinvolge tanto. Quindi c'è anche un lavoro di... Esatto. Quando invece mi è capitato di avere dei ragazzi con una disabilità più grave, magari con delle esigenze diverse, per esempio il ruolo più amato era quello del timekeeper, cioè di colui il quale teneva il tempo. Perché? Perché quando si dibatte ogni speech deve avere una durata specifica. Quindi se si fanno le gare, per esempio, in Italia di 6 minuti, le gare internazionali sono di 8 minuti a speech. Ma perché parla di gare? Che cosa, in che senso? Perché il dibattito è nato con la scuola italiana di debate, appunto, come sfida tra le varie scuole, tra i vari ragazzi. Si è creata una rete di scuole. C'è una rete? Sì. Si è creata una rete, e il primo anno addirittura la ministra Fedeli allora ebbe il piacere di ospitare la finale delle Olimpiadi alla Camera dei Deputati. Si può trovare anche il video su YouTube. E si sfidarono in finale i ragazzi della Sicilia contro i ragazzi della Puglia. E devo dire che anche quell'esperienza è stata un'esperienza bella, perché ha permesso di far incontrare a Roma, nel Parlamento italiano, ragazzi di tutta Italia, e quindi in quel caso si andò a coinvolgere non soltanto la didattica, parlare di temi di attualità, ma proprio la socializzazione a 360 gradi, perché fu un weekend bellissimo con, insomma, una grande festa con scuole di tutta Italia. E adesso continuano ancora queste sì, le gare continuano ancora, però c'è stata anche qui un'evoluzione, perché sfruttando appunto qualcosa di buono che ci ha lasciato il Covid, se così si può dire, ci si è resi conto che le gare tra squadre di diverse regioni si potevano fare durante tutto l'anno. E quindi adesso mi pare, io seguo un po' meno le gare in questi ultimi anni, però mi pare che ci sia un campionato nazionale che parte credo a ottobre-novembre fino ad aprile, poi a maggio c'è una finale con le squadre che sono nelle prime posizioni, che si affrontano in una città italiana, di solito a Milano, e le finali si fanno in presenza con un numero definito di squadre per regione e tutto quanto, sempre per creare appunto non solo quello spirito di competizione, ma anche quello spirito di socializzazione che negli ultimi anni a scuola ci siamo resi conto serva sempre di più. Ma rispetto agli insegnanti che devono condurre questo tipo di metodologia,
C'è bisogno di una formazione. Sì, allora, per quanto riguarda la formazione, la Scuola Italiana di Debate fa diversi corsi di formazione. Io stesso, nelle scuole dove ho lavorato, ho formato i miei colleghi. È molto difficile. No, devo dire che con un corso di formazione di 16-20 ore si può tranquillamente iniziare a masticare, diciamo così, la metodologia e a proporla ai ragazzi. Però anche qui, negli anni, con i colleghi, ho proposto un ulteriore upgrade. Cioè, il debate diventa bello e speciale quando a gestirlo sono totalmente i ragazzi. Ecco perché è capitato che abbiamo fatto con una scuola di Seregno, col Parini di Seregno, un gemellaggio con una scuola siciliana, il Carafa di Mazzerino, e di fatto i ragazzi di Seregno sono stati loro i tutor dei ragazzi del Carafa. Noi adulti, noi insegnanti, eravamo semplicemente i supervisor, cioè controllavamo che le lezioni andassero bene. Quindi il pomeriggio ci si collegava a distanza e i ragazzi insegnavano ai loro compagni com'era la metodologia, come si dibatteva e facevano anche le loro esercitazioni, le loro prove e le loro gare. E alla fine abbiamo concluso il corso con un incontro in presenza, un gemellaggio che abbiamo fatto sia qui che in Sicilia, sia qui in Lombardia che in Sicilia, in cui i ragazzi hanno dibattuto tra di loro e poi si sono conosciuti, si sono visti finalmente Allora, uno di visto fronte che lei ha all'altro. avuto esperienze in parecchi anni di questo tipo di metodo, rispetto alle conoscenze che poi acquisiscono questi ragazzi, rispetto poi, come insegna nelle superiori, ad affrontare gli studi nelle università, com'è? Che risultato dà? Allora, insegniamo con il debate i ragazzi ad essere autonomi, ad avere un'organizzazione assolutamente autonoma e personale del lavoro che si deve portare avanti. In una scuola di dibattito ci sono i vari ruoli, quindi già i ragazzi capiscono quali sono le loro, come dire, inclinazioni, definiamole così. Perché ogni debater ha un ruolo, ogni squadra è costituita da tre debater. Ci sono tre speech, dicevo, di 6 o di 8 minuti. Il primo debater ha un ruolo, il secondo debater ha un altro ruolo completamente diverso, il terzo ne ha un altro ancora. Poi c'è un ultimo speech, che è quello della, come dire, chiamiamola relazione finale, tirare un po' le somme di quello che è stato il dibattito. Quindi o il primo o il secondo debater devono fare completamente a braccio una recensione finale a quello che è stato appunto il dibattito che hanno affrontato. E ovviamente il debater che ha la capacità di fare questo tipo di speech completamente a braccio senza aver preparato niente è quel ragazzo, quella ragazza che ha sicuramente delle capacità dialettiche più importanti, più spiccate, però allo stesso tempo, magari nella squadra, e quello di solito è il secondo, è il debater che ha quella capacità di ricerca, di mettere a sistema, di mettere, come dire, in ordine tutti i materiali che vengono trovati. Perché? Perché il secondo è quello che mette un attimino in ordine tutti gli esempi, tutte le varie situazioni che possono creare connessioni logiche con le argomentazioni che vengono trovate. Il terzo invece debater è colui il quale, come dire, è il centravanti, deve mettere la palla in rete, perché è quello che, in base a quello che hanno detto gli avversari e in base a quello che hanno detto i suoi compagni, deve con forza rimarcare le argomentazioni della propria squadra e mettere il dito nella piaga nelle debolezze delle argomentazioni degli avversari. Quindi, come vedi, il primo è un po' il regista, il secondo lo definiamo un po' il centrocampista che deve fare legna, il terzo è l'attaccante che deve fare gol. E poi, ripeto, c'è questo quarto speech che spetta a colui il quale ha quella capacità di sintesi, di raccolta di tutto e di, come dire, convincimento del giudice che la propria squadra ha fatto meglio dell'altra. E chi sono i giudici? I giudici di solito sono degli insegnanti, ma ripeto, con l'evoluzione che ho provato a dare in questi anni, ho voluto che i giudici fossero loro stessi, gli alunni stessi, che tra di loro si valutassero. Perché? Perché un debater che sa valutare, sa fare la valutazione, sa essere molto, molto più performante nel momento in cui deve preparare il dibattito, perché capisce quali sono i punti in cui il giudice va a trovare i difetti, ma va a trovare anche i pregi e quindi riesce ad allenarsi meglio. Ecco, per questo parlo di disciplina che
negli ultimi anni ho lasciato completamente in mano ai ragazzi a gestire completamente dalla A alla Z loro, dalla scelta del topic alla scelta delle fonti, alla scelta delle argomentazioni, fino al dibattito finale che poi viene gestito interamente da loro. Mi ha risposto però rispetto ai risultati. Ah, vero. Ho avuto la fortuna e il piacere di avere degli alunni che non solo hanno scelto grazie al debate dei percorsi di studio in maniera più consapevole, perché hanno trovato le loro inclinazioni, ma allo stesso tempo si sono realizzati nei loro percorsi di studio e oggi qualcuno di loro, che a scuola magari era un attimino più fragilino, che aveva tutta una serie di problematiche legate all'autostima o al confronto con gli altri, adesso insegna, adesso fa, come dire, lavori in cui è chiamato a parlare di fronte a una piccola platea, una grande platea. Quindi non solo c'è stata la consapevolezza di scelta di un percorso di studi, ma anche un'ulteriore crescita nel trovare un percorso di studi che li mettesse di fronte a un pubblico che li ascoltasse. Ho il piacere di conoscere un'alunna che adesso, insomma, studia a Roma e fa degli incontri molto interessanti alla Camera dei Deputati, e devo dire che quando mi ha mandato il video di lei che presentava questo dibattito alla Camera dei Deputati, in quanto studente universitario, mi ha un po' emozionato, dico la verità. Buongiorno a tutte e a tutti e benvenuti a questo evento organizzato dalla sezione femminile di Giovani Universitari in Parlamento. Io sono Benedetta Titta, la responsabile dell'ufficio stampa di GUP. Per me è un grande piacere essere qui oggi, introdurre questo evento, in quanto si tratta di un'occasione unica, speciale, per creare e consolidare una rete di realtà che si occupa di promuovere la parità di genere e anche e soprattutto la partecipazione attiva delle donne in politica ed incentivare la loro presenza nelle posizioni di leadership. Questa sezione femminile, infatti, è nata con lo scopo preciso di creare uno spazio fervido di confronto, di dialogo, di idee e di scambi di esperienze di giovani donne. Con questo evento si apre quindi un capitolo nuovo di cambiamento e di crescita, al quale speriamo tutte voi qui presenti vogliate partecipare. Nel corso di questa conferenza avremo modo di ascoltare le testimonianze di giovani donne e di donne che si sono affermate nelle posizioni di leadership che rivestono. Li ringraziamo per il loro supporto nel portare avanti questa iniziativa e senza ulteriori indugi lascio la parola al dottor Riccardo Pace e al dottor Gabriele Gusso, presidenti di Giovani Universitari in Parlamento, per fare un breve saluto. Grazie. Professore, noi siamo una TV che si rivolge agli insegnanti. Lei che cosa direbbe ai suoi colleghi per invitarli ad approfondire o comunque ad approcciarsi a questa metodologia? Io direi di fare intanto un piccolo corso di formazione per conoscere la metodologia, poi di provarla in classe, di non, sottostare alle regole precise del dibattito che ci sono assolutamente, ma di adattarla al contesto della classe, di adattarla all'ambiente e di utilizzarla molto nella didattica, perché nella didattica c'è un feedback da parte degli alunni molto molto positivo, c'è una crescita costante con appunto tutte quelle competenze che vengono messe in gioco, ma soprattutto veramente con un aumento eccezionale di risultati e performance dal punto di vista del controllo emotivo, che è una delle problematiche dei nostri ragazzi. Quindi il consiglio che mi sento di dare ai colleghi è di provarla. Poi magari non va bene, viene fuori una cosa un attimino non al 100%, però, come dire, riprovare, secondo me si può trovare la quadra, soprattutto con le materie umanistiche sicuramente, ma anche con le lingue, perché i ragazzi vengono, come dire, pungolati a utilizzare determinati linguaggi, determinati termini e quindi ad allargare anche il loro vocabolario. E dove si possono trovare le indicazioni per questi corsi? Beh, basta andare sul sito della Scuola Italiana del We Debate, lì ci sono sempre, ma anche su internet si possono trovare anche dei tutorial su YouTube, tra l'altro fatti molto bene. Ma professore, lei parla di autonomia praticamente nella gestione della lezione da parte dei ragazzi, ma la lezione frontale chi ne fa? Ma io penso che non si debba, considerare la lezione frontale il male assoluto, assolutamente. Però penso che nella didattica oggi a scuola si possono
mescolare tante metodologie. L'azione frontale è sicuramente una metodologia che ha la sua dignità e che per anni ha funzionato anche molto molto bene. Negli ultimi anni abbiamo qualche difficoltà con la lezione frontale, forse perché i ragazzi hanno altri stimoli, altri interessi. Questo non glielo so dire, anche perché non sono uno psicologo, un neuropsichiatra, quindi non saprei neanche da dove cominciare. Però mi rendo conto che in alcune situazioni la lezione frontale è necessaria, assolutamente necessaria. Secondo me possiamo essere degli ottimi insegnanti se mescoliamo le varie metodologie, ma se per ogni metodologia troviamo, come dire, il giusto equilibrio all'interno della classe, perché una stessa metodologia può funzionare benissimo in una classe, l'ora dopo la propongo in un'altra classe e viene malissimo. Non significa che sono cambiato io, significa semplicemente che l'ambiente di lavoro e il gruppo di lavoro che c'è ha degli stimoli diversi e quindi, come dire, possiamo noi stessi, siamo appunto gli insegnanti, siamo gli adulti, capire quando è il momento di utilizzare la lezione frontale e quando è il momento di affidarci a nuovi metodi. Non credo ci sia bisogno di fondamentalismi, mettiamo a rogo la lezione frontale oppure consideriamo il debate il metodo fondamentale per la crescita. Basta semplicemente trovare un equilibrio che possa, insomma, aiutare i ragazzi. Grazie, arrivederci.